Walking on the moon. Walking, walking on the moon.
in. Ciao Snacchia, ciao Wolfra, ciao Antozia. Io ho una novità. Una novità. L'altro giorno c'erano in offerta su Amazon delle cucce gigantesche, belle grandi, che di solito costano un occhio della testa. Vabbè, tu lo sai già, che di solito costano un occhio della testa. Le ho trovate due, cioè un pacco da due, quindi due giganti, due grandi, a 17 euro, tutte e due. E le ho comprate. Non è che mi casca la moneta, eh? Sono delle passaporta per portare delle porte, esatto, esattamente. Antonio ha giocato a War Legacy, signori. Io stavo a guardare più a lui che al resto, perché... Ciao gatto, l'ho avviata io la live, che cazzo mi saluti? Vabbè, perché non mi volevo spoilerare il gioco, ma tanto non lo giocherò mai, perché che cazzo ce l'ha 60 euro. Comunque, a sera sembra che ho una macchia qua, in realtà è un graffio. Vabbè, da di fatto che nulla. Grazie per lo shoutino a Ulfre. Ciao Miki. E dicevo, ho comprato queste due benedette cucce a 17 euro, tutte e due. Oggi sono arrivate. Sono arrivate oggi e con i gatti hanno riscosso un successone. Ci sono tutte e tre le gatte, ci cioè sono larghissime. Cioè, gli unici gatti che non giocano con le scatole, ma si sono andate a ficcare direttamente nella cuccetta, che è quella lì fatta bello occhio fumatore. Esagerato, dice stasera. Non lo so, c'ho pure un graffio qua. Vabbè, comunque sia, era per restare in tema con facciamo così non c'è differenza. Dicevo, lei è stata un po' titubante. È stata un po' titubante. Oggi mamma se l'è portato in camera quando mi hanno chiamato mercoledì di Wish. Ah, vestito, ma è gigantesca. È praticamente una coperta. Io la amo, sto in pigiama, raga. State, cioè. Ne voglio altri tre, tipo, però costano un occhio della testa, porca troia. Comunque, è bella perché poi arriva fino alle ginocchia. Ed è caldissima. Qua ci sono 2 gradi stasera. 2 gradi, si congela. Quindi stavo proprio... E dicevo, lei è stata un po' titubante. Mamma oggi pomeriggio se l'è portata in camera sua. Dice che c'è stata un pochettino e poi ha accannato. Ok?
Oggi sì, sempre meglio che il caldo, però sai com'è? L'allergia al freddo con il freddo non è tanto una bella cosa. Comunque sia, stasera sono uscita, ho aperto la porta e l'avevo messa nel corridoio, la cuccia di Leila. E ho aperto la porta, ho trovato le gatte sempre nella loro, che non si sono più mosse da là. Infatti, ogni tanto sono andata a controllare che fossero ancora vive. Nella cuccia di Leila nel corridoio ci ho trovato il gatto dei vicini. Ma proprio con una nonchalance allucinante, il gatto nero che vi ho mostrato l'altra volta in live. Sdraiato nella cuccetta col suo fare da boss, tutto carino, tutto Rio, esatto, c'era Rio nella cuccia, spento che tra l'altro, perché poi io sono so morta quando l'ho visto là dentro, sono morta. E il punto è che poi siccome Leila ci ha visto Rio, se ci è andata a mettere pure lei. E stasera l'ho portata in camera perché Rio a un certo punto se n'è andato. Perché lei l'ha cominciato a giocarci, Rio non l'ha presa benissimo, ha detto che dovevo aprirgli la porta e se ne doveva andare. E niente, da allora Leila praticamente ho portato la cuccia in camera, Leila si è messa dentro. Quindi sono arrivata al compromesso, per evitare che faccia come le altre sere, gliel'ho messa qua sotto. C'ho Leila qui sotto, voi non la vedete, ma è qui sotto, è sotto la scrivania con la cuccia sua. Raga, io me l'aspettavo grandicelle comunque, avevo visto le misure, bene o male, ma sono gigantesche queste cazzo di cucce. Cioè, oggi per farci entrare Leila a un certo punto mi ci sono sdraiata io. Mi ci sono seduta dentro io. Sono quelle lì. Pensione completa per animali, casa tua. Ora, io qua c'ho la ciotola. Non so se ve la ricordate, Stella, l'altra gatta, Stella, che non ce l'ha fatta. Ho una ciotolina che era di Stella, che da quando Stella non c'è più, l'ho presa e sono le ciotoline quelle di plastica, quelle piccole. L'ho presa e l'ho messa qua perché c'ho la piccolina Giulia. Più piccolina non è, è diventata un vitello arancione, però è la più giovane, e che non mangia nella ciotola quella là che c'ho per loro c'ho la ciotola dove ci sta la parte inclinata così, tra l'altro c'ha le orecchie da gatto, inclinata così dove vanno i croccantini, e poi di lato ne ha una dritta piccola così, con il silos dell'acqua che è a pressione, quindi quando loro bevono l'acqua poi scende. E siccome lei là non ci mangia, voleva mangiare sempre su il mobile che c'è in cucina, su il davanzale della cucina, praticamente le vuole stare in alto quando mangia. Allora le ho preso questa ciotolina rossa, e l'ho messa sopra il davanzale in camera mia, così lei quando c'ha fame, tanto è capace, viene di qua, si apre la porta, che apre le porte quella stronza, e se ne viene a mangiare in camera mia, poi si mette sul letto, la rossina. Rio ha preso l'abitudine a un certo punto, quest'estate, quando avevo la finestra aperta perché faceva caldo per far entrare un po' d'aria, saltava dagli intercapedini dentro alla mia stanza e andava a mangiare nella ciotola rossa. Quindi Rio, inizialmente, come è cominciata? Perché io glieli davo fuori a Rio. Poi un giorno me lo sono scordata. Allora lui ha fatto self-service, è venuto, ha visto la ciotolina là e se ne è venuto a mangiare da solo. Da là, praticamente, lui veniva sotto la finestra e cominciava a chiamarmi perché io aprissi la finestra. Entrava, mangiava e poi, dopo un po', siccome io la finestra la chiudevo, mi rompeva i coglioni che gli dovevo aprire di nuovo la finestra e volava via. Letteralmente si lanciava sul muro di fronte. No, ma la cosa divertente è che è cominciata così, poi a un certo punto, un giorno, ha deciso che non se ne doveva andare.
E si è messo sopra la sedia da gaming, sopra questa sedia qua, nera, e lui è tutto nero. Cioè io a un certo punto, perché non mi ero accorta di un cazzo, stavo facendo i servizi in camera, stavo spolverando tutto, praticamente mi sono ritrovata questi occhi gialli che mi guardavano dalla sedia. Da là, sì, ha cominciato a starsene su questa sedia qua. Poi, siccome alle volte a me questa sedia mi serviva, ma paradossalmente Rio è dei vicini, però si fa prendere in braccio da me, da loro no. E vabbè, che quando gli girano manco da me si fa prendere in braccio. E quindi niente, praticamente ha cominciato. Quando questa sedia qua era occupata, una volta si è messo sul letto, un'altra volta si è messo su un'altra sedia che avevo in camera. Insomma, casa sua, adesso entra direttamente dalla porta. Allora direi che tu ammassata i vicini. Sì. E infatti quando sono arrivata, che ho mandato le foto ad Antonio, quando ancora non streamavo perché non c'avevo connessione e tutto, e gli ho mostrato Rio, Antonio ha commentato proprio: "Ti presento Rio, il gatto dei vicini." E Rio ha scritto: "Era. Era il gatto dei vicini." E niente, mi ha fatto morire sto fatto che l'ho trovato. Tanto ti ho girato le foto. Oltre quelle delle gatte che stanno ancora così là da oggi pomeriggio. A un certo punto sono dovuta andare a controllare. È stata una delle prime cose che gli ho detto quando sono arrivata qua, sì. Oh, evidentemente. In sto posto mi piacciono i gatti. E forse un paio di esseri umani. Va bene. Martedì. Signori, siamo sopravvissuti ad un altro lunedì. Io, perché poi ho mandato a prendere anche questi, gli aromi. Per questa, quindi stamattina praticamente mi è arrivato il pacchetto dove c'era solo questo, un pacchetto dove c'erano questi due, dei vestiti che ho mandato a prendere su Shein e le due cucce dentro questo scatolone enorme. Praticamente sono andata a letto alle 4:30 perché non riuscivo a dormire un'altra volta. Alle 8 sono stata svegliata da Giulia, poi sono stata svegliata da Leila e poi alla fine mi ha svegliato la postina che mi chiamava per portarmi il pacco che conteneva solo questo, perché c'era il cane dei vicini davanti al portone. Che io ho mandato la foto a Federica. Il cane dei vicini praticamente è due piedi miei e io porto un 37, 36 anche con alcune scarpe. Praticamente quel cane, se non stai attenta, lo scamazzi, ma evidentemente alla postina faceva paura. E quindi sono dovuta correre giù a prendere sto pacchetto. Sono salita su, mi chiama Bartolini. Bartolini, che tra l'altro mi ha chiesto 2500 volte scusa perché io lascio sempre il numero di telefono sulla bolla perché sta strada c'ha i numeri civici sballati. E oltre a essere sballati, la casa non dà proprio sulla strada, quindi c'è una stradina. Mentre tutte le altre case sono proprio affacciate strada, la mia c'ha una stradina di cemento che sale. Ok? Quindi è anche facile che te la perdi in realtà. E niente, sa di fatto che quindi ci scrivo proprio, c'ho la casa così che è distante dalla strada, chiamatemi 5 minuti prima quando siete al municipio, quando siete state salendo laggiù, no? Mi chiama e mi dice: "Guarda, io però non ho capito dov'è." Io gli spiego tutto quanto come faccio di solito, come faccio di solito. E lui: "Ah, sì, ho capito. Io sto dall'altro lato." Ho detto: "Ma non ti preoccupare, tanto io comunque adesso arrivo." Ho detto: "Ma non ti preoccupare, perché tanto io comunque scendo in strada. Figurati, lo facevo quando c'avevo 328 scale, non lo posso fare mo che c'ho 10 scale." Ha detto: "Non ti preoccupare, vengo in strada." "Sì, però non prendere freddo."
Cioè, raga, io non lo so, tutti quanti, chi sento sento, Bartolini, no, il mio corriere è uno stronzo, il mio corriere è uno stronzo. A quanto pare il mio è un amore, è arrivato, mi ha chiesto 350.000 volte scusa perché ci aveva messo troppo tempo e io avevo preso freddo. Patato. Salgo sopra, stavo accendendo sotto, stavo cucinando, sto accendendo di nuovo sotto la pentola, mi chiama l'SDA, che era arrivato con gli altri due pacchi. E si sono scaricate le batteraie. Però lo sai che per esempio se anche chiedi intorno a te, tutto intorno a te, c'è chi lo odia, il tuo corriere Bartolini, che me ne ha detto peste e corna quando ancora mi parlava. Però io pure quando stavo là, a me che anche io qua devo dire che anche SDA mi chiama SDA, ce ne sono due che fanno la stessa tratta, ok? Uno è molto giovane ed è gentilissimo, però mi chiama quando sta al municipio, quando sta qua intorno. E se io non riesco ad arrivare in tempo giù, prima di lui, me lo porta fino al portone. Certe volte gli dico proprio, guarda, non posso scendere, ti apro il portone e me lo lasci dentro. L'altro, uguale, stessa cosa col portone, se non riesco a scendere in quel momento, però mi chiama la mattina quando sta partendo da Salerno, da Ponte Cagnano, non ho capito di dove, da là alle 8 e mi dice, io ho il pacco per te. Sarò più o meno lì verso le 10. Ti trovo a casa? Sì. E poi mi richiama quando arriva. Poi mi richiama quando arriva. Lui super preciso. Mentre. Poi no, ti devo dire qua proprio una favola. Lì io, siccome penso il numero sulla bolla è diventato tipo obbligatorio da qualche anno a questa parte. Prima non lo era. Prima non lo era. Io ce lo mettevo comunque perché, ragazzi, avevo 328 scale e giù avevo solo un albergo che potevo far lasciare le cose all'albergo. Però poi quando succedeva ti guardavano storto al tempo. Adesso è diventato tipo punto di ritiro Amazon. Non è punto di ritiro Amazon, però. Nella portineria è pieno di scatoli, di pacchi di gente lì intorno. Adesso, al tempo, quindi ogni volta per più su cazzo di pacco, io lo devo far arrivare ovunque nel paese. Alle volte gli dico, senti, lasciamelo dal tabaccaio, me lo vado a prendere io, chiamo il tabaccaio e gli chiedevo il favore. Una croce. Allora dissi, ma sai che faccio? Ci metto il numero e ci scrivo proprio, chiamatemi quando state tipo a 2 o 3 km. E mi fiondavo giù. Poi negli ultimi tempi, siccome ormai si erano abituati, facevano 10 scale e me lo lasciavano sulle scale. E però lì, per esempio, Bartolini mi chiamava sempre. Poste Italiane mi chiamava sempre. SDA, lo stronzo, aveva capito che lo doveva lasciare nelle scale. Saliva le scale, arrivava, saliva le scale, mi lasciava il pacco, metteva consegnato sulla bolla e se ne andava. E non mi chiamava. Quindi c'era il mio pacco che stava là alla mercé di chiunque, perché comunque la scala era privata, però ci passavano almeno una ventina di persone. Su quella cazzo di scala, in più era 10 scale dalla strada che si vedeva anche dalla strada, quindi era praticamente pressoppoco alla mercé di chiunque. E io non lo scoprivo finché non mi arrivava la notifica, per esempio, di Amazon che mi diceva che il pacco era stato consegnato. Qua no, ah, mi chiamano tutti quanti, sono tutti carini. E niente, comunque era per dirvi che ho comprato le cucce.
alle bestie. E a proposito di bestie, sì, abbiamo fatto gli shout-out, quindi bestia stasera funziona. Facciamo un piccolo test, ci prepariamo per le tombe e poi andiamo subito a fare i tombaroli. Allaggata all'inizio. Vabbè, però funziona, funzionano pure quelle due ricompense in croce che c'ho. Giovedì giuro che mi metto a fare qualcosa per le live. Giurin giurello. Io prima ho mangiato il computer, questi sono i risultati, cioè le briciole nella tastiera. E ho mangiato il computer perché, ripeto, Alastor stasera ha fatto la sua prima live. E io sono stata quasi tutto il tempo perché sono dovuta andare a prendere del cibo di là. E ha portato a Hogwarts Legacy. Senti come cazzo te l'ho detto, British. È stato con un palo nel culo tutta la live, cacato sotto. Glielo potete dire che se streamo io lo può fare chiunque. Non so più come dirtelo. Me lo sono perso. C'è il VOD. Puoi lasciargli un follow. Tanto messa era solo la prima. A cui ne seguiranno tantissime. Botta. Se streamo io lo può fare chiunque. Vedi, anche Ulfra stasera ha streamato, ha portato Orion Blind Forest. Mi dicono dalla regia, Ulfra, che sei arrivato alla parte dell'acqua. Hai recuperata l'acqua? Io sono appena entrato nell'albero. Auguri, cuore. Tanti, tanti cari auguri a te. I miei più sinceri auguri. Comunque, se sentite robe strane, rumori ambigui, è Leila che si sta mangiando l'osso. Mi sta sgranocchiando un osso. Qua sotto, quindi vado un attimo sotto la scrivania. Arrivo, be right back. Lo sapevo che avrebbe dato adito a battute del cazzo come quella. No, non c'è Roger, non c'è Roger, se no la battuta sarebbe stata vieni anche sotto la mia di scrivania, chiedo. Molto bene, Roger, molto bene. Non c'è, ma è sempre qui con noi. Allora, che cacchio? Io che all'improvviso ho bolle nuove. Ah sì, sono uscita fuori prima, quindi ho la reazione allergica. Mi è cascato, sono andata a recuperare i vestiti da fuori che ho steso oggi. E mi è cascato una federa di un cuscino di sotto. Quindi la sono dovuta andare a recuperare. Sono scesa tutta bellina così con la magliettina. E quindi ho le bolle. Che bello, che bello. Lo diceva anche Monica, lo diceva. Appicciamo il gioco, va. Here we go. Allora, Telegram. Ok, Telegram lo posso chiudere. Ulfre, sistema. Sistema
Non so se ci senti. Sistema il microfono sulle scene. A che non stai facendo niente. Fatto, bravo. Allora spinna il messaggio. Dovresti sì. Sì, dovresti controllare anche le altre scene. Immo. Il microfono di Antonio, che non so se l'attacco l'in o l'out, vabbè, non so quale dei due attacchi. Praticamente lo fa sembrare Paperino quando va in tilt. Un delfino, Paperino, no, uno dei due. Secondo me il braccetto che mi manda mi elettrice il cavo. Dici, ma com'è sto braccio? Mi mandi una foto del braccio poi? Ma si vede tutto l'ambaradan? Ovvero questa schermata di caricamento che non carica. Ok. Aspetta, ma è martedì oggi. Mi fate venire i dubbi. Sì, è martedì. Noi facciamo il palinsesto è circa questo. Lunedì test. No, sì. Allora aspetta, ferma. Voi avevate scelto un roguelike. La cosa è questa. Aspetta, ferma. Test. Gioco più leggero, leggerino. Test. E siamo a mercoledì. Giovedì pausa. Venerdoodle, gestio male, domenica gioco più leggerino, lunedì test. Il gioco più leggerino era i roguelike, ma cioè in realtà poteva essere un horror, poteva essere questo, potevano essere tante cose. Siccome c'avevo questo l'altra sera, quando ho droppato Enter the Gungeon, perché l'ho droppato, è partito Graveyard Keeper, capito? Questo è al posto di Enter the Gungeon. Oh. Leila. Niente, dobbiamo aspettare la fornace. Nel frattempo potremmo andare a fare un po' di legna. O potremmo andare in città anche a fare le mele. E a vendere quella roba. Comunque mi scatta. Continua a scattarmi. Ho tolto pure il coso della Razer nel caso potesse essere quello che dava problemi. Ma no. Le ventole ce le ho alzate. Quindi, boh, non lo so perché mi scatta così. Lo
Vedete anche voi che ogni tanto gli pigliano scattino? Mi vedete una cosa. Proviamo. Boh, col V-Sync pare che scatti di meno, non lo so. Ho parlato troppo presto. Guarda. Scatta. Ah, quindi niente. Dobbiamo aspettare la collana, quindi. Vabbè, Orazio, dobbiamo vendergli lo schifo qua. Allora io direi che nel frattempo ci cominciamo a fare altre missioni. Tipo, dobbiamo andare a costruire le cose al campo reduci. Però prima... andiamo a fare un po' di legno. Porca trota. Sì, l'ho upgradata. L'ho messa. L'ho evoluta al 2. Perché ho sbloccato le flask e le conical flask e ho sbloccato anche i mattoni levigati, quindi questo significa che possiamo cominciare a costruire sotto la chiesa. Ok, ho le conical flask, non mi ricordo quante me ne servivano, però sicuro un mattone levigato. Dobbiamo fare ricettario. Questi ancora non li posso togliere. Ok. Che mi serve? Taglia legna, 20 punti blu, 25. Dovrebbe essere legale fare soundtrack così belle. Adesso gioco è tipo la vita. Fa Allora, facciamo un attimo il punto. Che cosa ci è successo? Ci è successo questo. Stavamo tornando a casa, eravamo andati addirittura al negozio a fare la spesa. Mentre siamo all'incrocio e stiamo per attraversare, veniamo investiti da un'auto. Ci risvegliamo in mezzo a una nebbia.
nel bel mezzo della nebbia c'è un tizio con un occhio rosso che ci dice che noi ci chiediamo che cazzo ci è successo, siamo morti. Lui ci dice: no, è soltanto un nuovo capitolo della tua esistenza e sei adesso a casa tua e il cimitero. Sei un guardiano del cimitero. E veniamo catapultati qui, senza sapere né come né quando. Troviamo Gerardo, il nostro amico teschio, che ci comincia a guidare e poi cominciamo a risolvere i problemi di tutti i cristiani del circondario per trovare un modo per tornare a casa. Questo si sta venendo a prendere le mele, non mi sta portando il cadavere. Guardatelo, guardatelo, questo è infame. Si è preso solo le mele. Perché non gli abbiamo messo le carote. Ci servono le conical flask. Eccole. Allora, io mo non mi ricordo però che altro cazzo ci serve. Ci serve sicuramente un mattone levigato. Andiamo a vedere sotto la chiesa che cosa ci serve. No, inizialmente è ambientato in tempi moderni. Poi veniamo catapultati in questo posto dove sono convinti che la terra sia piatta, dove non c'è una misurazione del tempo se non dopo l'antico contratto. Che ancora non si è capito bene che cazzo sia l'antico contratto. La grande esplosione. Allora. Ah no, per il banco da lavoro ci servono 6 tavole e 3 parti complesse, oltre 2 conical flask. 6 tavole, 3 parti complesse, 2 conical flask. Sì, e poi l'esplosione, se vedete, secondo me, cioè io ipotizzo quella casa vicino alla collina. 6. Cosa, ops? Che cosa, ops? Io ops comunque lo dicevo perché ti avevo spammato sul gruppo. No, sto parlando del gioco e dicono che la terra è piatta nel gioco. Però io non capisco perché mi scatta così, raga. Facciamo una cosa, aspettate, passiamo questo a icona, perché comincio a pensare, questo a icona, mando pure OBS a icona. Madonna. No, aspetta, scusa, dov'è sto coso? Che cosa? Che mi sono persa. Ma tu stai scherzando? Questa mi mancava. Mi mancava e vivevo pure bene senza.
Cioè, come farsi riconoscere per le figure di merda? E ho lasciato le parti complesse a casa, davvero, eh. Ma bisognerebbe aprirsi la wiki, eh. O sbloccare tutto il passaggio sotto casa. Ma per sbloccare il passaggio devo... Ho visto il link che mi hai mandato. Allora... prova là, sì. Pure la mozzarella da gelo è buona. Ok, dove lo mettiamo sto banco da lavoro alchemico? Qua non ci sta, là giù non ce lo posso mettere perché... Il trigger che ho a destra o a sinistra... In teoria avrei potuto metterlo qua sotto, ma non ho ancora liberato il patto. Perché mi manca la siga circolare per liberare il patto. Ok, quindi... Soluzione della salute. Quindi mi serve per fare la soluzione della salute. Ma cominciamo. L'agitatore alchemico ci serve. Il mulino alchemico. Poi io costruirei pure una scrivania. Quindi 8 parti semplici, 12 tavole. 2 pietre levigate, 16 chiodi e 8 flitch. No, facciamo... Allora, Madonna. Faccio prima se mi faccio uno screen. Faccio un attimo i conti. 6, 6, so 12. 6, 6, so 12. 4, 4, 8. Facciamo 6, 6. Ok, chi me le scrive queste cose? 12 tavole. Aspettate ad andare avanti, 12 tavole, poi 4, 4 sono 8 e 4 sono 12. 12 parti semplici, poi 8. Otto, 16 e 12, 28 chiodi e 16 flitch. Chi l'ha scritto? 2 pietre levigate. Qualcuno ha scritto? 12 tavole, 12 parti semplici, 28 chiodi, 16 flitch e 2 pietre levigate. Grazie, ragazzi. Non ce la faremo mai con l'energia, però. Allora, vediamo un attimo. Intanto di flitch ne abbiamo. Di tavole ne abbiamo. Devo. Eh? Ah, mi ha fatto di nuovo quel bug di merda che mi si è bloccato OBS. Vabbè, ma stasera mi ha bloccato anche il gioco.
Ok, vedo che la live sta continuando ad andare, quindi tutto a posto. Vorrei sapere che cazzo gli prende. Praticamente mi toglie la modalità. Io ho la modalità scura la sera. Sì, e io ho la modalità alle 7 di sera. Lo schermo mi prende dei colori più caldi, ok? In modo da non farmi troppo male agli occhi. Sono giorni che sto cazzo di computer. Ma dobbiamo andare a rifare il tavolo là sotto. Vabbè, il computer mi fa bufferà tutto. All'improvviso mi toglie la modalità notte, mi blocca OBS, mi blocca il gioco, mi blocca. Vabbè. Mi sa che il computer è un po' arrivato. Comincia ad avere brutti segni di cedimento. Ma non mi ricordo quando è che abbiamo salvato. Sì, vedo pure il gioco che si sta rompendo. La modalità mamma ti dice che è ora di andare a dormire, no? Non lo so, Alas, ragazzi. Ant. Cosa chiamava Alas? Tenetevi il messaggio di prima perché. Ah sì, poeta, ieri sera, vi ricordate, ieri sera si è andata la voce, ieri sera c'ho la tosse. Così. Perché sì, chi è rimasto fino a fine live si ricorderà che a un certo punto mi è andata la voce. Allora, il banco da lavoro. Ok. Tanto facciamo questo. C'ho quello zombie là a terra, così. Ma mo si vede il gioco, ditemi che si vede, chi mi riposta tutto l'ambaradan che serviva? Allora, mi ricordo. Tanto faccio una marea di flitch qua che servono 12 tavole, 10 parti semplici, 28 chiavi, 16 flitch ricollegate. Ok. Allora, quindi 12 tavole. Ce l'abbiamo poi 16 glitch ce li abbiamo. Due
12 parti semplici. 12 parti semplici, ce ne abbiamo 3. Ne fa 9. Forza così. Direi che c'è tutto, forse ci manca un po' l'energia. Boh, andiamo a vedere. Ho lasciato le due pietre levigate nel baule. Madonna. Ok, costruiamo tutto. Non ce la faremo mai, secondo me, con l'energia, però. Ok, questo è l'agitatore. Dall'agitatore non mi ricordo che si fa la polvere o i liquidi, forse i liquidi. Ah, pensavo peggio con l'energia, sai? Allora, volantino, ci servono. Allora, sì, no, è per fare i liquidi l'agitatore, il mulino alchemico per fare le polveri. Per il ricettario ci serve una boccia di vino. Intanto se famo i volantini che servono. Quanti ne servono per 20 legna d'ardere. Allora, che cavolo. Per fare l'inchiostro,
serve. Della cenere e forse l'olio. Non mi ricordo. Però adesso che vado a prendere l'olio, forse mi ricordo con che cosa si fa la soluzione della vita. Cioè, ci sono più cose con cui si possono fare la soluzione della vita che ci serve per fare la spezia per il mercante. Ma se non mi sbaglio, il cavolo è una di queste. E proviamo l'olio. Non mi ricordo, raga. Forse però ci servono pure le flask, cazzo. E quindi dobbiamo aspettare. Vedi un attimo che serve per fare. Perché con la cenere e l'olio si fa la vernice nera, con la vernice nera e le flask si fa l'inchiostro, con l'inchiostro e la pena si fa l'inchiostro e calamaio. Non vorrei dire una puttanata, però con l'acqua, la vernice nera e le flask. Ok, acqua, vernice nera e flask. Poi le piume, ok. E la vernice nera si fa con la cenere e con l'olio. Cioè, proviamo perché non mi ricordo. Black paint, ok. Facciamo un po' perché la vuole Damiano, la vuole un sacco di gente, sta cosa. Ah, che siamo qua. Scusami, piccolo zombie. Essere scomposto in polvere e fluido. Soluzione della vita, ok. Soluzione della salute. Ed è questa quella che ci serve, sì. Non mi ricordo se gliene serve. Va bene, alle brutte una la buttiamo. Ok, ma ci servono le flask e l'acqua. E due, ok. Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cazzo parla. Ok, il vetro ce l'ha fatto, adesso fiaschi. Quanti ce ne fa? Uno solo. Merda. Quella però. Proprio così che fa. Che sto tornando qua sotto.
Se non lo sai tu. No, non stavo andando qua sotto, ma stavo andando al fiume a prendere la sabbia per fare altro vetro. Scusatemi la tosse, raga. Se non scattasse, non puoi scusarmi la tosse. Arrancio, ti devo dire. Ah, quasi fatto. Dammene almeno tre, dammene tre, che te costa? Tre. Tre di numero. Secondo il Tribunale delle Laringi Unite devo multarti di 800. Chi ce li ha 800? Uno, me ne ha dato uno. Uno, che ci faccio io con uno? Me ne servono due. Meditiamo sotto la pioggia. Pronte? Dobbiamo chiamare tre ballacche di asino, ingegneri, tutti i corpi. Dobbiamo cominciare a farlo già mo', perché sennò poi dopo diventa una croce nera che non si poteva. Davvero mi sono dimenticata l'acqua, mortacci mia. Due coglioni così grandi, voglio la sega circolare, ce l'ho. Voglio la sega circolare, dov'è la sega circolare? No, no, no. Mancano un punto blu e 50 punti rossi per la sega circolare. Io ricordavo di averle prese queste due benedette gocce d'acqua, vabbè. No, non mi torna. Dove le ho messe queste gocce d'acqua? Per fare il vetro. Te le ho prese per fare il vetro. Se le poteva prendere dal trunk, no? Doveva cagare il cazzo a me nell'inventario. Porca trota. Per fare i flyer, ok. Quanta carta voleva Damiano? Damiano, 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 Damiano. 10 fogli di carta e un inchiostro senza la penna. Mi sembra strano che lui lo voglia senza la penna. Vabbè, intanto facciamo questi. Io me ne porto.
10 foglie avevo detto di carta vuole lui. Facciamo una cosa, io me lo porto uno con la penna, perché secondo me lo vuole con la penna. Ok. Ah no, lo voleva così. Grande l'inchiostro al sangue della poesia. Suona bene, dovrei scriverlo. Dagli la carta. Bene, carta. La carta è... la carta è un'estensione dell'anima del poeta. Bah, supponiamo che non ci sia niente di poetico sulla carta. Grazie da me. Che è? Arrossisce. Ora ho tutto ciò di cui ho bisogno. Dovrei iniziare a scrivere la mia poesia alla signora Fiamma. Ma il blocco dello scrittore, ogni poeta conosce questo sentimento. Dovrei iniziare con qualcosa di semplice per poi conquistare il mondo. Se vuoi posso scrivere qualcosa di semplice per te. Gratis. In pratica, portami del vino per alimentare la mia ispirazione poetica, ma solo cose buone. Non dimenticare che sono un poeta famoso tra pochi eletti. Ah, in realtà... vabbè, poi lo faremo, però questa cosa serve tanto quanto. Ma vado così. Mo, quanti volantini voleva? 10 flyer. Per fare 10 flyer, quanti fogli di carta ci servono? Scopriremo sotto la chiesa. E 20 legna da ardere, giusto? E poi dobbiamo aspettare che arriva il giorno suo, però. La legna da ardere, mi pare che ce l'abbiamo già. Se ce l'abbiamo. Ok. Ah, in tutto questo io dovrei andare un attimo sulla collina. A controllare il portale.
cominciano a far male gli occhi perché i colori sono troppo accesi. Sulla collina e poi torniamo a casa a riposare. No, no. Smettila di andare in giro con fare sospetto, ti ho avvisato. Sto solo facendo un giro. Non c'è niente da vedere qui. E allora cosa ci fai qui? È un'imboscata. Non sono uno specialista, ma non mi sembra un'imboscata. L'inquisitore ha avuto un incubo su questo portale e sui seguaci. Quindi adesso stiamo aspettando dei seguaci qui. Quali seguaci? Seguaci della setta. Sono senz'altro connessi alle streghe. Aiutami, Tom. Sono dei bastardi fanatici, vogliono uccidere il nostro amato re. Se vincono, Dio, sarà la fine della grande inquisizione. Già, e perderemo il nostro lavoro. Potresti essere un seguace. No, sono il custode del cimitero e me ne sto andando. Non posso controllare il piedistallo mentre sono qui. Allora, venti punti blu. Mi fa spiacere. Sblocchiamo i fertilizzanti che ci servono perché dobbiamo fare pure un'altra cosa. Lo so che i punti blu ci servivano per altro, ma li faremo, ve lo giuro. Scusate, ma pure voi lo vedete come lo vedo io? L'altro sto punto verde da dove... Grazie.
Avevamo salvato da poco, vero? Avevamo dormito da poco, eh? È la prima volta che mi succede una cosa del genere, te lo dico. È la prima volta in assoluto. Facciamo così. Steam, dove stai? Stasera? Deve essere tutto rotto. Allora, libreria. Crea archivio. Proviamo proprio a riavviarlo da capo. Ditemi se si vede quando parte. Non sai in versione della mia scheda video. Controlla le codifiche di OBS perché secondo Salve. Avevo sbloccato, ma lo rifacciamo, guarda, mo ricreiamo il bug, scopriamo che non possiamo sbloccare. Avevo fatto le tombe qua per sbloccare i fertilizzanti. Ti sei perso tipo bug della vita. Il gioco è diventato tutto nero. Morendo. Allora, voglio sbloccare i fertilizzanti perché ci serviranno pesantemente. E siccome stanno andando pure sotto la chiesa, però non mi ricordo che altro serve insieme per... Ah, adesso mi ricordo e non mi ricordo come si fanno, porca puttana. Oh, wiki. Per forza. Perché ci vuole l'enhancement potion e la growing potion. Questo vuole ancora i filetti. Ok. Preghiamo. Mi piacerebbe dire alcune parole, la nostra chiesa è fantastica. Invece appena notato che Hogwarts Legacy mi è andato a benedire perché avevo collegato l'account della Warner e praticamente ho rifatto tutto da zero per ritornare davvero un modo a Gormonier.
Ma te l'aveva detto, mi sa, Wolfer, ti aveva detto, mi sa che adesso te lo tieni in Grifondoro perché lo dovevi collegare prima. Vabbè, l'hai fatto, l'hai riacchiappato. Devi andare sotto la... Voglio quella cazzo di sega elettrica, porca trota. Di sega circolare, ho detto sega elettrica. E il lag. Allora, per fare... Mi serve la elisir dell'energia e elisir amplificatore della crescita. Ho dimenticato le orecchie, stavo modellando un personaggio e ho dimenticato di fargli le orecchie. Allora, raga, io vi voglio bene, però la mia memoria a un certo punto si va a farsi friggere e non me li ricordo gli ingredienti. Come fa a sentire ora? Non sente. Forse da un lato è meglio. Fagli due buchi. Allora, per ti... Vabbè, facciamo, ok, fertilizer, ok, farming, fertilizer. Per fare i boost ai quality di primo livello servono Grow Enhancer e Elixir Enhancer. Una e una e 10 pit. La Grow Enhancer serve una Ash e una Life Solution. Quindi dobbiamo fare i cadaveri a fette. Dobbiamo arrostirli. E invece per questo serve Acceleration Powder e Slowing Solution. Oh, slowing powder e acceleration. Ok. Per la life solution ho cervello, ho maggot, ho fiori gialli. E fino a qua ci siamo. Invece l'acceleration powder serve o lamp o loni. Lamp ce l'abbiamo. E per ho beeswax, ho fatto. Ok. Ma mi devo ricordare tutto in game. Allora. Ne facciamo due per ora. Ok, Ulfra, Ashes e Life Solution. Per la Life Solution ho detto... Anche i fiori gialli o le maggot, uso le maggot che ce n'è un botto. Poi una cera e devo andare a prendere l'amp sopra. Intanto facciamo così. Fluido o essenza? Ok. Tra l'altro non abbiamo ancora il distillatore per l'essenza. Cioè, frega cazzi. Le maggot. Fluido o essenza. E mi manca l'emp. Vado a prendere su in giardino. Devo abbattere sto muro. No, la risposta te la do io, è assolutamente no. Ma non hai preso qualcosa? Riprova, non mi è chiaro. Mar deve buttarsi i nomi di socio al balcone, nomi di socio per far passare questo mal di testa? La mia risposta è no. Non hai provato a prendere qualcosina?
Un occhi. Una sana dormita. Forse sai che io adesso impazzisco. Ah no, serve la sega circolare. Ok. Non mi ero completamente fottuta il cervello. Ma io che ci faccio con 75 punti canale? Prima o poi ti darò un'utilità. Arrivo. Un attimo off che devo andare a fare la plin plin.
Ma 78, 75 per un domande alla palla, che cosa? No, no, no. No, 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 sta buono, Gina ci sta. Sì, vede il gioco. Scusate se ci ho messo tanto, ma le gatte si sono riavute. Che stavo andando a fare io, mo? Stavo andando a prendere l'EMP. O l'ho presa, non mi ricordo. No, la devo andare a prendere. Ragazzi, vi ci metterò qualcosa con i punti canale, per favore, aspettatemi un attimo. Fa tante cose io in quest'anno che sono stata off, però blocco totale, anche perché non sapevo se sarei mai effettivamente tornata a streamare. L'ho detto. Quattro di fede per analizzare l'erba. A botta proprio. Possiamo analizzare più un cazzo però. Allora. Io non ho contato i misi che non si è ecco, fatto qualcosa nel mentre io avrei dovuto. Io avrei dovuto. Allora, torniamo un attimo. Grow Enhancer vuole Life Solution e Ash. Life Solution si fa con i Maggot. Ok. L'Energy Elixir invece Acceleration Powder e Slowing Solution. Acceleration l'erba e lo Slowing è la cera. Quindi, perché poi facciamo. Slowing solution. Acceleration powder. Ok. Invece per l'altra, che cazzo ho detto, serve l'ashes e come soluzione i maggot. Ok. Sì, abbiamo aggiunto un po' di cosine.
Ok, per ora andiamo così e questi li lasciamo giù. Ok. Sì, dobbiamo andare a comprare le cose però. Come stai, Andrea? Allora, lo dicevo prima ai ragazzi in live, ho dormito un cazzo io oggi. Praticamente sono sveglia ancora da ieri. Quasi. E ho avuto una giornata un po' piena. Però io direi che non ci serve andare da Charm, però cominciamo ad andare a comprare le zucche. E ci portiamo un po' di verdura. Da guarda quante cazzo di carote ci abbiamo. Ho capito che l'asino, però. Una cinquantina di carote ce la possiamo vende. Forse è il caso che andiamo a fare pure un po' di farina. Sempre per il Miller. Io questa mattina mi sono svegliata alle 10, ma io sono andata a letto poi effettivamente alle 4. Per 2 di grano. E mi sono svegliata alle 8. E quel tempo che ho dormito non l'ho dormito neanche bene. Non so se vi ricordate. Mo' stai venendo col cadavere, Twinkie, te viva! Prossima volta non ci volviamo, senza di Targo. In che senso? Questo non livella mai. Rilassante. No, non ci sono ancora andata, Andrea. Dove cazzo è? Dì la bomba e brombe, dove cazzo è?
Che cazzo di infarto che mi hai fatto prendere? Mi hai fatto saltare dalla sedia. Musichetta rilassante, sì, ma non con Alastor in chat. Devo andare a posare queste cose, se no non posso smembrare il cadaverino. E il cadaverino comunque aspetterà perché dobbiamo tagliuzzare la legna. Andrea, sapessi, infarti che mi hanno fatto venire questi qua. Li sapessi gli inverti che mi hanno fatto venire. In ogni caso, signori, vi ricordo che Wolfer è tornato a streamare e sta portando Ori and the Blind Forest e che Antonio stasera ha fatto la sua prima live. Ma tanto non mi serve, Andrea. Ora come ora mi servono le ceneri. Però perché cazzo sta scattando così tanto il gioco? No, ma ci sta un infartino ogni tanto. Due saltini alle coronarie. Cadavere aspetterà perché. Madonna, ho visto tutto nero un'altra volta, ho detto ecco qua. Ci si comporta come una donna. Ma tanto uno è mio nipote. L'altro anche. Quella donna le rompo le balle da quasi 20 anni. Esatto. Vedo. Siamo in terra, ci vedere qualcosa dovrà farci finire sottoterra. Io spero di andarmene con una grossa e grassa risata. Sarà una risata che mi seppellirà. Stavo andando a battiare senza il creaturo. Praticamente mio nipote lui, Andrea. E siamo cresciuti insieme. E abbiamo cominciato anche a videogiocare insieme. Questo corpo è carino, potrebbe diventare. Non c'è il tavolo di resurrezione. Non potrebbe diventare proprio manco cazzo. Abbiamo visto il nostro primo film al cinema insieme. Io mi sono presa la prima litigata con sua madre mentre eravamo insieme. Posso dire di aver affrontato Assunta e di essere ancora viva per raccontarlo. Oggi per la cronaca, quando ho visto il momento in cui si stava cagando addosso insieme. Oggi ha fatto la sua prima live, il signorino. Ok, mentre tu bruci. Bruci la città. Io vado a prendere qualcosa che è rimasto qua, che devo andare a depositare. È salito su il taschio. Letteralmente cagando addosso, signore. Ho preso un attimo di strizzetta. Anche perché con Righi non siamo parenti. Ci ho provato io a diventare parente a Righi, ma Righi non ha voluto.
Devo andare in città, mi devo pure muovere, mortaccia mia. Ho la cura. Ecco, ti ho portato questo rimedio che lui mi ha detto che sarebbe stato d'aiuto. Fammi provare, ci condirò queste cavallette fritte. Delizioso, anche più buone di prima. Grazie mille, dov'è che hai trovato questo ingrediente prezioso? L'ho fatto da solo, bastavano solo un po' di alchimia e di buon senso. Interessante, interessante, vedo tante possibilità qui. Questo serbatoio potrebbe aprire molte porte, forse anche quelle del palazzo. Devo organizzare una cena per alcuni membri del consiglio reale. Ed è qui che ho bisogno del tuo aiuto. Ho bisogno che tu cucini un'ottima cena per 5 persone. Bastano degli spuntini, un piatto principale e del dessert, ma devono essere tutti della massima qualità. Perché io non sono bravo in tutta questa roba da cucina. Non posso fidarmi di nessuno in città, la posta in gioco è troppo alta. Perché non te li cucini da solo? Follia, sono un critico, non un cuoco. Non preoccuparti, puoi farcela, e quella spezia che hai ideato renderà questa cena indimenticabile. Come ha fatto? Ah, perché il tavolo era libero. Understand. Quindi per quello ci ha portato un altro cadavere. Vabbè. Ashes, ashes. Tanto vale che vado a fare a pezzi col cadavere e poi vado a posare le Allora, Alastor, Luca Giugio, Roger Stiller, il vichingo in camicia, Ricky. Ma regà, oh, scusate, scusatemi tantissimo, questo c'ha 6 teschietti tutti bianchi. Questo. Ne ha 2, 2, 1, 1. Perfetto, tu sei il candidato. No, aspetta, forse non ho finito. Bestia bot, perché anche Bestia bot è mod. Ma io in realtà la moderazione in alcuni casi mi è fondamentale, nel senso che in alcuni casi senza ragazzi sarei comunque persa. Però in realtà mi arrangio anche da sola. Ricky! Fagliela sentire. Andare in butta now. Tac, abbiamo messo proprio un bel cadavere, raga, e questo bruciacchiamolo. Beh, questo per ora il certificato sale. Ma anche la cenere, perché c'è una cenere in inventario? No, c'è uno spazio vuoto. Ok, arrivo poi qua. Devo andare a sistemarsi inventario assolutamente. E poi dobbiamo andare a riposare.
Quanto manca quella cazzo di sega circola? Mar, se mi sganci 60 euro pure domani. Se cala di prezzo, sì. Sto un pochettino senza cash. Ricky! Ricky ultimamente lavora la sera, non gliela fa, ragazzi, non gliela fa. Vabbè, sì. Comunque tanto costa attualmente, mi sa. Allora, mi devo andare a recuperare le cose dal trunk là, mi devo andare a recuperare le cose là sotto, mi devo andare a recuperare il grasso dentro alla cosa, devo sistemare l'inventario. Tanto nel giorno del serpente non possiamo fare niente finché non facciamo gocce di sangue e chiodi. Comunque, considerando quanto sono... Cioè, alla fine... mi piace Harry Potter, non mi piace la Rowling, ecco. In ogni caso... purtroppo sono... parte di quella community tossica. Di quelli che vengono definiti Potterhead. Quindi sì, lo avrei giocato, come ho giocato anche quelli per il Game Boy. No, non ho mai giocato quelli per PlayStation, perché non già avevo la PlayStation. E... sì. Lo giocherei. Qualora potessi. Life I feel for... Sì, ti faccio il commento tecnico. Comunque quei bombarda non erano assolutamente dei bombarda, se vuoi la mia opinione. Mi sono scordata le cose nel trunk là. Erano nulla. Cioè, se quello è il bombarda massimo, cos'è? È un'esplosioncina piccolina. Però il Piertotum Locomotor all'inizio, le statue che si animano. Ho sempre desiderato utilizzare questo incantesimo. Here, Potter, have a biscuits. Sinceramente mi sarebbe piaciuto con questa grafica vedere anche un pochettino come rendevano i professori che comunque conosciamo. Quindi pensavo che sarebbe comunque bello su questa linea di tendenza rifare quelli di Harry Potter, la storia base. Meravigliosa. Non so se hai visto quando mi ha fatto fare il duello, hanno usato un bombarda, ma non mi sembrava questa grande esplosione. Perché non era questa grande esplosione. Ma si vedeva già sui cosi di... sulle statue. Magari, sai, pure introdurre quelle scene che sono state, quei personaggi che sono stati tagliati nel film. Volendo esagerare, o le scene che sono state tagliate nel film. Questo cadavere fa talmente tanto schifo che manco la pira lo vuole. Tipo questa qua, Harry Potter, have a biscuits.
Ok, signori, è giunto il giorno per me. Basta che non mi mettono le chiavi. Il Dolby Surround ti ha rovinato l'esistenza, zio, comunque. Dite che sto facendo con questi fertilizzanti? Allora, siccome noi abbiamo, vedete che le zucche, i semi di zucca sono bronzi, a noi ci serve una zucca argentata. Quindi sto mettendo il fertilizzante che mi aumenta la qualità, il fertilizzante che mi diminuisce il tempo di crescita. Quindi teoricamente mi darà più semi e mi darà anche dei semi argentati. Sto facendo una prova con voi in realtà, perché io prima mettevo sempre il compost e poi mettevo questi, ma secondo me basta andare direttamente con quelli. Perché per piantare direttamente le zucche argentate ci servono almeno 4 semi di zucca d'argento. Quindi significa che dobbiamo piantare almeno 4 volte le zucche di bronzo. Ma non ho comprato. Ah, eccole qua. Anche le cipolle d'argento. Perché le cipolle invece d'oro ci serviranno per fare le scene del mercante. Tutto a posto così. Il sale e le asce vanno sotto la chiesa, vabbè. È giunto il momento di partecipare attivamente come amici della Santa Inquisizione al nostro primo rogo, dove tra l'altro abbiamo fornito noi il materiale per bruciare la strega. Era per me, piantavo i cadaveri là sotto. Arriva. Eccolo. Non mi piace nervosirle quando non possono. Vabbè. È uno sporco lavoro, ma qualcuno lo dovrà pur fare. Tra l'altro non c'è la strega. Sono solo una serva dei poteri forti. Comunque di lei là dentro a sta cuccia ce ne stanno due, per dire. Ottimo acquisto per 17. Ok. Ho un po' di legna d'armi. Sono andato a vedere che siete nella nostra parte, nella nostra giusta battaglia. Ecco dei volantini. Tutti si renderanno conto dell'inevitabilità della vera fede. Comunque stavo pianificando un rogo per oggi. La strega è diventata troppo debole e bruciarne una morta è troppo noioso. Resto, guardiamola insieme. Ma ho già visto tante volte questo spettacolo. E poi ho fame.
Andiamo. Non entusiasma più. Sembra che il tuo luogo non sia così popolare. Ah, 5 anni fa questo posto era gremito. Intere famiglie correvano a vedere lo spettacolo. Ora tutti sono stanchi, solo la mia santa rabbia tiene in vita l'Inquisizione. Persino le nostre guardie dell'Inquisizione benedette non riescono a trarre una nuova strega da un mese. Forse per mancanza d'acqua, ma penso che sia solo mancanza di motivazione. A proposito di motivazione, sai come coltivare l'uva? Sono un uomo dai tanti talenti. Bene, ho capito. Ho un compito molto importante per te. Questa volta non puoi dire di no. Inoltre sarà molto vantaggioso. Sto ascoltando, monsignore. Ti autorizzo ad utilizzare l'area est della collina stregata per coltivare l'uva. Ma penso che la terra lì appartenga al villaggio, non all'Inquisizione. No, quel vigneto è appartenuto alla mia famiglia per decenni. Abitavo lì con mia moglie e mio figlio. E dove sono adesso? Sono morti. Morti nella grande esplosione. La casa di prima. Le streghe, le odio. Mi dispiace. Non è il momento del sentimentalismo. Coltiva dell'uva, produci buon vino. Portamelo, la guardia sarà più motivata e lavorerà con più zelo. Credimi, quando sono ubriachi trovano anche una strega nuova al giorno. E una volta che ne avremo abbastanza, penseremo a come rendere più divertenti i roghi. Ho alcune idee di cui vorrei discutere. Ok, l'unica cosa... penso di poter... Non ne sono sicuro, ma ovviamente sei più affidabile di molte delle mie guardie, quindi ecco il tuo permesso. Se vedi qualcosa di sospetto, segnalalo immediatamente. Ok. Cosa fanno le guardie del portale? Monsignore, credi che le guardie qui sulla collina stregata siano davvero necessarie? Non ne sono sicuro, ma in città circolano parecchie voci, quindi ho cercato di ottenere la conoscenza. Qualcuno ha cercato di ottenere la conoscenza proibita. Dannati eretici, l'ultima volta i loro oscuri rituali qui sulla montagna si sono conclusi con una grande esplosione. Non possiamo non tenere a mente queste cose. Io posso tenere d'occhio la collina, ti avviserò se vedo arrivare qualcuno. Il tuo camuffamento si vede da chilometri. Hai ragione, ma tu sei degno di tanta sacra fiducia? 60, posso dimostrarti di essere all'altezza. Va bene, ok. Quindi ci ha sbloccato il vigneto. Piccola cosa, quindi la grande esplosione è avvenuta qua, in questa casa, che era la casa dove lui viveva con la moglie, e che probabilmente è la povera anima seppellita qua, e il figlio. Ed allora odia le streghe, perché è colpa degli eretici, è colpa delle streghe. E il vigneto, eccolo qua. Possiamo coltivare l'uva adesso, e il luppolo. Ma non abbiamo i semi. Dobbiamo andare a comprare. E ci serviranno altri fertilizzanti. Ma tutto questo lo faremo più avanti, perché ci si è sbragata la pala. Dobbiamo sbloccare questo patto, però. 2, 2, 10. Ok, sì, complesso. 2, 2, 10. In realtà dai spazio alla lore. Facci arrivare la lore. 2, 2 e 10, 10, 10. Ok. Perché ho fatto le semplici? Mi servivano le complesse. Ok. Comunque no, ci serve purtroppo.
L'interazione più bella del gioco, raga. Siete pronti? Ulfro, ci sei? Non c'è Ulfro. Noi adesso abbiamo usato l'inquisitore, però lo abbiamo anche aiutato, giusto? A spammar. Sono mezzo in lurk che sto giocando un po'. Ok, questa è l'interazione più bella del gioco. Dopo che abbiamo aiutato, secondo me è la più bella. Dopo che abbiamo aiutato il Monsignore, entriamo nell'obitorio. Stammi lontano, ti mordo il culo. Ora sei con l'Inquisizione, vero? Lui lo schifa a morte, l'Inquisitore. No, non sostengo l'Inquisizione. Sto solo cercando di tornare a casa. Buono a sapersi, sembra una risposta onesta. Non mi piacciono neanche loro, ma scommetto che se qualcuno mi ha sotterrato 1.000 anni fa, ci sarebbe un gruppo di persone che ferisce un altro gruppo di persone. Vabbè, la traduzione in italiano, tutto per il bene comune. Ci sarebbero ragazzi come te che dicono non sostengo bla bla bla. Probabilmente hai ragione. È tradotto di merda in italiano. Però questa qua. Stammi lontano, ti mordo il culo. Secondo me è l'interazione più bella del gioco, perché dopo che hai aiutato l'inquisitore, lui pensa che sta con l'inquisizione. Ma non è vero. Non è vero. Ci serve e basta, ragazzi. Migliore interazione di sempre, secondo me. Per un giochino così indie, piccolino, le hanno pensate bene. Pure l'asino che arriva tutto comrade, tutto il mio padrone, un capitalista bastardo, e poi ti schiavizza praticamente diventando monopolio dei cadaveri. Ok, ci siamo sbloccati il patto per la gollina. Ok. Ora, now. Io sto rimandando sempre di più questo momento, in realtà. Però questo momento dovrà pure arrivare. Bastardo di un asino. Ma non so se hai giocato ai nuovi DLC Prince. Però è ancora peggio. Finalmente ora posso usare la parte sinistra del cimitero. Yuppidu, la dobbiamo sgombrare però. Cioè, dobbiamo dare una pulita. Si attacca ancora di più in testa. Io sto rerunnando per non so quale ennesima volta, perché adesso ho tutti i DLC. Mi aspettavo qualcosa anche ad Halloween quest'anno, ma niente. Una marea di punti verdi. Comunque quello che voleva dire Jerry era, io sono dell'opinione che se mi hanno sotterrato tanti anni fa, non ci sono andato di mia sponte. E sono sicuro che quello che mi hanno fatto, dato che non si sa che cos'è che gli hanno fatto, prevedeva almeno due gruppi di persone. Una dove, che sono stati quelli che l'hanno seppellito, e qualcuno che diceva: no, ma per favore non fategli del male, senza poi effettivamente fare nulla di concreto per aiutarlo. Non posso. Ah, no, soltanto quando avrò uppato la qualità potrò riparare la recinzione. Ok. E dovevo andare a posare queste cose sotto la chiesa.
Ho sbagliato, volevo andare al cavallo morto. Ah, però sono cresciute le... In realtà dovrei andare anche a riposare. Vedete, un semino di cipolla dorato. Due semi di cipolla dorato. Buono, buono. Non mi ho finito lo spazio. Cioè, in realtà c'è una cosa che ti fa aumentare gli spazi, ma non nelle casse. Vabbè. Per ora, facciamo una cosa. Non c'ho l'energia, che cazzo vuoi fare? Dormi. Ordine, facciamo così. Andiamo. Devo ripiantare le cose. Devo ripiantare. Andrea. E devo cominciare a sbloccare gli zombie. Sì, mentre vi aggiorno andiamo da Chloe. Poi dobbiamo andare a fare la farina, dobbiamo andare a quello perché dobbiamo cominciare a fare il luppolo per la birra. E dobbiamo aspettare il mercante che per fortuna arriva dopodomani. Che ci serve ci servono i semi di vino e ci servirebbero anche altri fertilizzanti, a dir la verità.
dovremmo andare a fare il miele per le cene del mercante. Dobbiamo fare un sacco di cose. Io la birra la berrei pure, ma dai virus ne sarei lontana se facciamo l'Oktoberfest qua. Ti ha fatto fatal error. Dai però, zia, quanto ci stai a mettere? Su. E ora è l'alba, è giorno, esci da sta benedetta casa. Dobbiamo andare. Ma voi ce la fate ad arrivare a Battipaglia, tanto? Con la macchina invece che a Salerno. Ottimo. La zuppa è il mio piatto preferito. Aspetta che tutti i tuoi denti saranno caduti, allora capirai. Zuppa di cavolo, zuppa di zucca, zuppa di verdure. Sorella, però 3 silver. Ricetta alchemica. No vabbè, se no una volta che sto col culo sul treno io è meglio se... Se... Hai capito, no? Stazione di Salerno e via. Alberi che non posso tagliare in mezzo al cazzo. Vabbè, una piantina di melo aspetterà. Ma vediamo. Devo organizzare. Considera che sarò più libera e sai già il perché. Più avanti devo andare a pregare. Stai facendo distrarre. Voglio provare quello che ti ho detto l'altra volta. Perché sono scesa di sotto? Devo andare a pregare. Dagli da me. Che sono le fornari? Senti, invece potrebbe esserci. Questa volta buona che mi presentasse. Ho capito.
da Luca Giurato. Che sono le fornarine? No, stavo parlando un attimo. Oh, già che. Ah, ma tu dici sul menù, io pensavo il futuro. Ci stiamo capendo solo io e Antonio. Le fornarina sono quelle. No, secondo me è qualche tipo di pizza che però sta sbagliando. La montanarina. Ecco, ah, le montanarette. Vedi, te l'ho detto che era un tipo di pizza che stava sbagliando. Shin te le fa, cioè non ci metterai niente a fartela. Ieri sono sempre pizza, sì. Morta io. Rieccoti, Andrea. Ho bannato gente per meno. Ha bannato gente per gli avocado. Ho messo l'errore. Sì, lui è stato onesto. Dai. Ma il sale non l'avevo posato io qua. Ciao Andre. Comunque Andre, secondo me ieri quella Caitlyn scriptava pesantemente. Non me ne faccio ancora capace. Allora, ho comunque vinto. Ha bannato gente per aver detto che la frittatina di pasta fa schifo. Che vuole Orazio? Sento odore di cipolle, sono le mie verdure preferite. Le cipolle sono il nucleo dei miei affari. Cosa intende? Servo anelli di cipolla e toast alla cipolla. Rendono le persone assetate così continuo a vendere birra. Penso che siano fatti l'uno per l'altro. Se ti piacciono le cipolle posso insegnarti a cucinare un po' di piatti, ma ricorda, accompagnali sempre con una birra. Anelli di cipolla, toast con cipolla. Perfetto. Chiappa chisso. Ok. Il bannatore seriale qua è Alastor. Già che non è passato sal. Che non è partito il ban per qualche battutaccia a sal. Fai come faccio io con Amy. Attimo solo devo controllare una cosa. Mi ha fatto l'aggiornamento di sistema il telefono. Fa schifo, mi ha tolto pure l'immagine che c'avevo di fondo. Scusate, dovevo rispondere a un messaggio. Come mai, Andrea? Perché è troppo vecchio come modello? Beh, che dobbiamo fare? L'acido, la ricetta dell'acido. Acido, acido, acido. Mi sento scossa, agitata A, agitata A. Nervosa. Madonna zia, senza saperlo, non sai che fantasma che hai esumato. Madonna. Ulfre, Ulfre. Ulfre. Eisid. Ma purtroppo Purchased by Claude, non lo voglio. Cioè, Tier 2 per fare.
Eh sì, perché servono tre cose. Porca troia. Quindi workbench 2, o lo compriamo dalla strega. Sta buono, Ulf, sta buono. No, è che ho bisogno delle ricette. Volevo vedere per fare l'acido che serviva, ma niente. Allora, io direi che è giunto un momento triste e brutto. Intanto sblocchiamo questo. Ce l'avremo 4 pezzi di pelle. Allora. Eh sì, perché non posso ricordarmi tutto a memoria. Alchimia, se no è un casino. 2 corde. No, no, lo so. A cazzo se lo so. È che se potessi lo seppellirei io sto cadavere. Ovviamente in senso figurato, Twitch, mica per davvero. Io mo di 5 corde di canapa, che cazzo me ne fa? Io una spada sola devo fare. Ah, la pelle! Mi sono scordata la pelle umana per fare la corazza. Ce l'avrò 5 cosi di pelle? Se o oh, cazzo, ce n'è uno solo. No! Mi servono 5 cadaveri. Dobbiamo scuoiare 5 persone. Asino. E dobbiamo andare a comprare anche i semi dal mercante. Allora, le carote all'asino. Comunque, Ulfra, se ci vuoi venire a trovare, io te le faccio in montanaretto. C'è solo un problema, però. È un problema grosso, eh. Invece no, sai. Vediamo se c'è qualche cadavere che fa proprio schifo. Tipo questo. Gne. Anche questo un po' gne. Questo è proprio pessimo. Grazie.
Non scordiamoci nel giorno del mercante di andare a comprare l'uva. Non era questo il corpo pessimo. Era questo. Mannaia la puttana. Energia buttata così. Vabbè. Sì, io ho messo le carote là, sennò. No, il problema è più che altro, il problema gravissimo di cui ti accennavo poco fa è uno solo. Io ti accolgo a braccia aperte. Il problema è un altro. Che ti accolgono anche tre gatti e un cane. E tu sei allergico. Guarda che cosa mi sono andata a ricordare io. Ero venuta perché volevo. Dettagli, 7 buffi di antistaminico. Te, queste le faremo sparire tutte in realtà, le ne lasceremo veramente poche. Ok. Abbiamo recuperato una pelle e una goccina di sangue. Qua non abbiamo più energia, abbiamo preso anche del grasso che ci serve per lì sono cresciute le piante. Ma noi dobbiamo andare a riposare, poi dobbiamo andare a comprare l'uva dal mercante. In realtà dovremmo andare a vendere anche la farina per comprare il luppolo. Ma ti senti rinvigorito? Scusami. Eri full vita. Che cazzo dormi di nuovo? Si sente rinvigorito un'altra volta. Si è rotto il PG comunque. Andiamo a finire di smembrare quel corpo. Io che sono dal mercante che gli compro l'uva. Quanto c'è da fare in questa città? Comunque l'abbiamo anche migliorato un po' con questo corpo nella lavorazione. Non so se ci avete fatto caso. Adesso fa schifo, però. Ormai siamo il nucleo bollente della città, Antonio. Infatti, arrivati a un certo punto, no? Tu dici, ma voglio davvero tornare a casa? Sì, perché c'è la donna della mia vita che mi aspetta a casa. C'è l'amore della mia vita, però. Jerry! Per ora solo Jerry, poi più avanti vedremo se ci sarà qualcun altro di simpatico. Certo non l'asino. Poi diciamo che ancora non abbiamo raggiunto la nostra totale e completa autonomia. Però a un certo punto adesso siamo ancora poveri anche poveri in culo. Magari lo era là. Magari lo sarebbe ancora qua. Chissà. Vedremo, dobbiamo tornare a casa comunque, ma tornati a casa torniamo normali, no?
forse. Se davvero riusciamo a tornare a casa. Quota 2, beh, queste me le tengo che tanto le dobbiamo usare. Cavallo morto. La bambina gli tira un sasso. Improvvisamente la figura si alza. È un gnomo armato di ascia. Guardate come torniamo poveri. Improvvisamente la bambina si alza. No, improvvisamente la bambina gli tira un sasso, improvvisamente la figura si alza. È un gnomo armato di ascia. Ma la più bella lo sai qual è, zia? Chissà se Ulfra l'ha sentita mai. Ulfra! Tu c'hai il cooldown, lo facciamo fare a Ulfra. Dove sta Ulf? Ulf! Ulf, Ulf! Non c'è. Ragazzi, qualcuno che scrive punto esclamativo legno in chat, grazie. Punto esclamativo legno. Perché non è partito? È sound. All'improvviso un cazzo di legno è volato attraverso tutto il corridoio. L'ho fatto io. Non dire parolacce, non chiamo la polizia! Io non ho detto niente, è stata lei che l'ha detto. Che vuoi da me? Ah, è Andrea che prova police. Non dire parolacce, pensavo che l'avesse spammato Antonio. Ah, ok, non me lo... Pensavo che i moderatori la potessero fare. Cosa? Cos'è che dimenticavi, Mini? Il cazzo di legno che... No, no, tranquillo, tranquillo, Andrea, puoi usarle. Pensavo che fosse Antonio che mi terrà un graziatone, a dir la verità. Sono lì apposta. All'improvviso un cazzo di legno è volato. C'è il cooldown. Comunque mi sa che c'è l'accento sulla I. Error mi sa che pure. Vada, fratelli, ho sfornato tutto, fratelli. Ho sfornato tutto, fratelli. Ho sfornato tutto, fratelli. Ho preso il muro, fratelli. Ho preso il muro, fratelli. Te dico fermate, fratelli. Ho preso il muro, Error fratelli. mi sa Te dico che fermate, fratelli. ho Ho le preso il muro. Ho sub. preso il muro. C'è bisogno della sub, ve li faccio io non c'ho manco il cooldown. Allora,
SS Sparta! Che devo fare? Andare a piantare l'uva? Eh beh, te l'ho fatto. Questo lo puoi fare, questo lo puoi fare solo tu. Pensa un po'. Te lo dice anche il Botul. Sei gnocco, Ulf, Stacci. È da 300. Questo mi sa che ho le sub. Ma tanto io estrapolo soltanto il suono. O vuoi anche la gif? Però dovrebbe leggerlo tranquillamente. Ah no, è free. Wow, quella renna parla! Se mai un giorno lui dovesse passare su questo canale, non ci lascerà mai il follow, perché abbiamo usato questo cazzo di suono che è secondo nella lista del suo detestare se stesso. Ah, abbiamo un burro birra. I cadaveri. Sto aspettando l'asino che mi porta i cadaveri. Quella renna parla. Non sai chi è. Ulfra. Vabbè, si sveglierà. È Merino. Crax 89. Quando ho fatto il video su One Piece, ogni 3 secondi c'era... E c'è un'arena che parla. Wow, ma quell'arena parla! E quindi da là ogni 3 secondi c'era... Wow, ma quell'arena parla! Merrino. Per esempio, una cosa che non vi consiglio di vedere mai è il video di Merrino su Genshin Impact. Perché io lì ho rischiato di vomitare. Grazie, Marco. Grazie, cioè là proprio mi sa che facevano strippare il pranzo dell'89, di Capodanno dell'89, e ci sono nata io quell'anno, cazza pupola, come te tra le altre cose. Ah, non c'è più energia. Invece quando ha fatto quello là su Harry Potter, un video che vi consiglio di Merrino, che cazzo quanto è vero, vecchia è la tecnologia. No, io vecchia tecnologia. Oppure League of Legends, che è un gioco bello. League of Legends. In realtà sparava un sacco di merda su League of Legends, però continuava a dire, però è un gioco bello. Quello da giocatrice di League of Legends mi ha fatto ridere parecchio, perché c'aveva ragione. Ma anziani e tecnologia, il principe di 6 anni. S-
sette teschi rossi. Io questo lo terrei soltanto per metterlo nel cimitero per farci il malus dell'esistenza. Addirittura gli farei liquidi di imbalsamazione. Ma mi ha intanto domandato via poi mi sono. Ghiosso. Io devo fare quei punti. Forse so come fare i punti blu. Vaffanculo, me ne servono 55 qua per fare i punti blu. Devo cominciare a studiare le cose, quindi devo fare più fede, devo migliorare le cose della chiesa. Ok. È giunto il tempo di cominciare a migliorare la chiesa del cimitero, sì. Vaffanculo pure tu. Non eri nella schermata Moms. Wow, ballerina parla. Quel cazzo di suono me lo spammavate a Iosa mentre giocavo agli horror, perché poi lo urla. Adesso mi ricordo quando è che me lo spammavate. Avevo rimosso io. Sono stata proprio bene stanno senza streamagno, eh. No, anche perché io vi avviso durante insomma, io vi avviso, ma perché pure durante il mi sa, forse non quello. Durante Rebirth c'era Ricky che si divertiva a fare Ricky ogni mezzo secondo. Durante Rebirth. Infatti c'è anche la clip dove lo insulto. Io l'altra sera ho raidato Derecchino. Tanto caro Derecchino, c'era anche Vannino Van Helsing in ma Neva. C'era anche Van Helsing in chat. E anzi, me lo faccio lo shoutout, ma i nomi sicuramente vi risultano difficili. Quindi tra un po' li faccio io. Quello di Van non me lo ricordo a memoria, manco io quello di Derek, sì. Comunque sia, c'era Vannino in chat. E ho chiesto a Derek se mi consigliava qualche gioco horror. Si sono messi Derek e Van insieme. E nel giro di 10 minuti mi hanno dato una lista così, così non ci entra nella webcam di horror. E io adesso li voglio giocare tutti. Ma tutti i tutti. Giochiamo tutti tutti. Ci sono un po' di clip sul canale dove strillo dalla paura. Infatti ne ho fatte vedere due a Derek, si è fatto due grosse risate, soprattutto su una, quella là dove cado nel pattern nuovo. A patto che ti spaventi solo te. Non ti faccio dormire più, Miki. Non ti faccio dormire più. Ti spavonti insieme a me. Ok, devo andare a posare. Ma la carne alla fine l'ho messa sotto la chiesa pure quella. Oh, e dove sto mettendo io la carne? Io la carne. Qua non ci deve stare la carne ce l'ho in cucina.
Ragazzi, una domanda, perché oggi ne parlavamo con Alastor. Alastor ha avuto una condivisione schermo oggi, dove in realtà ci può arrivare anche lui là dove sta, dove ha avuto modo di vedere la mia sezione delle clip tutta. Domanda: li vogliamo fare i TikTok dove metto le clip secondo me più carine? La seguireste una roba del genere voi? Quello gli dobbiamo portare il vino. Sto addormentando in pieno. Io ho già detto se la provassi in privata sede. Sì, tu sei lì. Tu eri parte in causa del discorso. Sì, io in realtà ho un account TikTok, mi trovate Nivna o no, non mi ricordo se Nivna o la Nivna. Come sto su Instagram, su, non mi ricordo se ho fatto il comando per TikTok comunque. Comunque sì, fare dei brevi reel con le clip. Niente, cercare un modo decente per sistemarle, perché io sto in 1920 per 1080 e quello invece io non ce l'ho, però sarebbe, va bene, mettere anche su Instagram, se è Instagram, poi Facebook, sì, c'è anche Facebook, i reel, YouTube, i shorts. Potresti risumare il link 3 giovedì, lo devo sistemare. Perché sono anche su Facebook, su YouTube. E sono dappertutto. Sono come la cazzo di Gramigna. Sono dappertutto. La Nivna su questo qua è Instagram. Ma poi devo sistemare il link 3 dove ci sono tutte le cose già fatte. Però sto un po' dappertutto. Ho anche una social. Insta ti seguivo già ancora prima, vedi? C'ho anche un social che non si caga nessuno. Che credo che non si caghi nessuno. Qualcuno sì. Però teoricamente ho anche Snapchat. Cioè, capito per come so. Io invece ci vivo. Esattamente. Esattamente proprio lui. Proprio Wayful. Ne se lo caga ancora qualcuno. All'inizio c'era stato un botto, poi un botto, una piccola esplosione. Sto facendo avanti e indietro per così tanto. E so che cazzo faccio, pure sono. Mi sono andato così con ben una persona e non lo apro mai. Hai fatto la stessa cosa che c'è, cioè, uguale. La mano ulpre servono i cadaveri per fare la corazza. Volevo cominciare a fare, però posso fare la spada nel frattempo, o l'ho fatta già, non mi ricordo. Io ci ho seguito Daniel perché ci sta pure Daniel su Wayful, poi non lo apro mai, ho tolto le notifiche. La spada la posso fare intanto. Daniel Greg. Punto esclamativo Daniel. Ma che te ne fotte? È esattamente lui.
Ricordatevi tutti quando che Daniel Grech ne ha preso. Che sarebbe carino cercare di acchiappare pure a lui e a quell'altro se ci vediamo a Salerno, che è un anno che mi becco. Più di un anno. Mi mancano. Mancano tanto quanto, perché comunque ci incontriamo su Twitch, però. Questo bellissimo uomo, esattamente lui. Perché non ho ancora abbastanza perk blu per sbloccare le cose, e quindi quello è il primo zombie che ho preso. Mi ricordo come si faceva Zombie Juice. Non lo ricorderò. Se faccio così non va bene. Però sarebbero tanti punti blu. Invece, però così sarebbe tanta. La vita, la vita. Per forza così devo fare. Andiamo a vedere se ci sta qualche altra cosa che posso studiare con una fede, perché una fede c'ho. Ci svoltiamo un po' l'esistenza. Arrivati che è stato. Analizza. A posto. Abbiamo risolto un po' dei nostri problemi. Adesso devo vedere che serve per il tavolino. 4. Mamma mia, uno spaghetto aglio e peperoncino, ma sai, quasi quasi pure io dopo la live, poi ce li vado a chiamare due botte. Allora, ho fatto questa cosa perché, adesso vi spiego, ci sono i libri, no? I libri fondamentalmente possono essere di tre tipi. E possono dare punti rossi, punti verdi e punti blu. Noi adesso metteremo lo zombie a scrivere i libri in maniera casuale, come si fa un po' con le scimmie, no? Ma sapete quella cosa che se metti le scimmie per X tempo davanti a un computer è probabile che ti... e gli insegni a digitare sulla tastiera, è probabile che ti scrivano qualcosa di sensato? Ecco. Molto male, malissimo assai, Ulf. Vicino un cavino, aspetta, lo lasciamo qua sul pallet e domani lo seppelliamo, perché non so. No, no, non quelle, le scimmie quelle vere. Le... i scimpanzé, quelli lì che mangiano le banane. No, ma è bellina quella cucciolata nel solettino.
Allora, noi adesso che cosa facciamo? Avevo detto, mi pare, sono due parti complesse. Come, forse ce n'è qualcun'altra di parte complessa da portarmi? No, manco poco cazzo. Ok, andiamo bene. Non mi ricordo quanta roba serviva per fare, io dovrei mettere più e lasciare la live. Non, tra un poco stacchiamo. Allora, così a quello zombie intanto gli diamo un po' di utilità. Magari ci dà un po' di punti blu. Anna, quante volte ti ho detto che non si sveglia il can che dorme? E le ho fatte, le ho lasciate là, le cristo di tavolo. Mannaggia a me, mannaggia. Ma perché? Perché sto giocando col cervello spento stasera? Prima sono andata a controllare giusto un po' di altri biscotti per mattina e poi andare a fare la spesa. Sì, ma ce ne metto. Che sto venuta a fare qua, a prendere tavole qua. Oggi sto giocando ubriaca proprio. Ma te credo, io la notte scorsa non ho dormito. Ogni tanto me lo ricordo. Ando a dormire, oh, basta. Adesso noi lo mettiamo qua. Poi prendiamo il nostro caro zombie, l'unico che abbiamo, e lo schiaffiamo. Vabbè, però poi gli diamo da fa due libri. Vai, ci vediamo tra un'eternità. Fammeli coi punti blu, per favore. Mi servono i punticini blu, per favore. C'ho le robe da posare sotto la chiesa, non ce le posa a tempo appena, non fa nulla. Andiamo a prendere quel cadavere. Andiamo prima in città. Perché sennò non c'ho i soldi per il permesso di esumazione. Perché abbiamo comprato le cose, adesso sono. C'ho la poracitudine. Quindi torniamo a casa. E Grangelo in tutto questo si è addormentato? O quando gli ho detto che si dovrà spaventare tantissimo, che non lo faccio dormire più, è scappato, è andato a rifugiarsi in un armadio e non vuole più sentirmi nominare e ha anche riportato il canale? No, mi soffrono gli occhi però, ma tu stai là che fai cose, fai personaggi senza le orecchie. Ti credo. Ah, scusa. Anche quello. No, questo forse è ancora buono. Questo fa schifo. Vedi, rimuovi oggetti. Tu sei brutto e cattivo. Ci mettiamo quel cadaverino che è tanto bellino, però facciamo pure un'altra cosa. Permesso di esumazione. Indietro. Riesuma, ok. Poi facciamo così. Scusate, un po' di spreco di energia, però non mi piace il cimitero tutto disordinato così, eh? Quindi andiamo un attimo. Ok. Probabilmente sono tipo 5 ore al lavoro, a sommatoria di prezzolino.
e comincia il necessario di riposo. Prezzemolina. Chi è Prezzemolina, scusa? Andrea, prima o poi darò un'utilità ai punti canale, ve lo giuro. Guarda che bello. Nel cadaverino da 6 punti, senza 6 liquidi, l'imbalsamazione. Tanta roba. Quanto lo voleva il cimitero, trick e ballacca? Mi pare che vuole la chiesa a 20 e il cimitero a 30. Dove stai? 30 cimitero, 20 chiesa. Beh, non ci manca tanto per fare il cimitero al 30, adesso che ci stanno capitando questi... La protagonista della fiamma fiorentina per la Silici. Ah, io pensavo che ti riferissi a me perché mi aveva chiamato Alas così prima. Sì, sì, 30 cimitero, 20 chiesa. Ah, se non facciamo i punti blu non possiamo sbloccare la chiesa. Confessionale, 30 punti blu. Illuminazione della fede, 30 punti blu perché devo prima fare le candele. Mi sono scordata di spellare il cadavere. E vabbè. Sì, ragazzi, mi serviva, ma me lo sono scordata. Vorrà dire che arriveranno altri cadaveri. Mi ero troppo presa dall'emozione del fatto di aver trovato un 6 punti così. In realtà io le candele le uso. Le uso soltanto perché mi scoccio di fare tutto preciso. Le uso per portare la chiesa al 20 momentaneamente. Quindi entro, le accendo, esco fuori, consegno la missione e poi faccio la messa. Mi sono scordata, raga. Amatemi così come sono. Oggi sono un po' stanca, vorrà dire che aspetteremo qualche tempo in più per l'armatura. Però in realtà la cosa è questa. Devo pure venire a raccogliere queste verdure e ripiantarle. Mi sarà cresciuta pure l'uva in tutto ciò. La cosa è questa. In realtà l'armatura ci può servire pure più avanti. Cioè, la possiamo fare pure più avanti. L'importante secondo me è la spada, perché tanto i primi livelli sono fessi in culo. Allora, facciamo così. Questa roba la lascio sotto al letto. Comunque se non sblocco le candele non posso mettere i candelabri fanno tanto. Allora, che è arrivato. È giorno di preghiera.
Vabbè, andiamo prima a pregare. In realtà mi sarei dovuta fare le torte a rompere io. Con le torte a rompere e studiare punti blu. Però se faccio così poca fede, non c'ha senso mangiarsi la torta. Sì, c'è solo un problema, Andrea. Senza il crafting delle candele, i candelabri fanno. Ma per sbloccare i candelabri devi sbloccare prima le candele. Parlando, perk parlando. E per sbloccare candelabri mi servono 30 punti blu che non ho. Guarda. Se non sblocco le candele, non posso sbloccare i candelabri. Candelabro qua. Candelabro qua. Guarda il perk delle... Ok, il candelabro 2. Ok, diciamo che non vogliamo il candelabro 2. Posso sbloccare questi. Sono sbloccati. Però sempre quello devo sbloccare. Sempre quello con i punti blu devo sbloccare. E mi servono pure i punti per il confessionale. Tutto il blocco. Vedi che se non sblocchi le candele, cioè quel coso blu è il candelabro, sta insieme alle candele. E questo è il candelabro 2. Quindi costruisci i candelabri e non ci metti le candele, ma per sbloccarli li devi comunque sbloccare insieme. Anche normale. Era un po' anormale se li dividevano come perk, perché sarebbe stato un po' sciocco. Ma le mele non me le dai? Allora. Posa, porta, dormi. Wolfre, questo momento piacerà a te. Io ci mi rompo proprio cazzo in questo momento. Maledetti pipistrelli. E sono scema perché me li sono mangiati. Ok, vabbè. No. Che mi serve la sega circolare per aprirmi. Maledetti pipistrelli. Mi serve la sega circolare per aprirli. Ancora non ce l'ho. Mi servono 200 punti rossi e i punti blu.
se no lo devo andare a comprare. Allora, se mai vi dovesse venire la fantasia di giocare a sto gioco, non vi sognate mai di lasciare oggetti nei dungeon. L'ho clearato il primo piano. Cioè, più avanti troverete degli scaffali. Non ci lasciate le robe dentro. E il piano non l'ho clearato. No, mi sono usata la pozione di energia. Quello della nanna. Ho buttato una pozione di energia. Come mi curo, Andrea? C'ho solo cose che curano il mana. Mettiamo sotto le coperte. Comunque, non fa niente perché dove, fin dove abbiamo clearato. Si è clearato. Dovrei andare a raccogliere il miele per curarmi anche la vita o prepararmi i pasti che mi danno anche salute o farmi le pozze della salute. E niente, intanto abbiamo fatto un po' di robe e il piano fin dove l'abbiamo clearato, l'abbiamo clearato con il miele, con alcuni cibi che ti danno anche salute e con le pozioni curative che io non ho. Le dovrei craftare. Vabbè, ma io preferisco farle così, run brevi, cliro fin dove arrivo e poi ci rientro. Tanto con tutto il resto che c'ho da fa, Snake non scappa. È vero che qua le lenticchie ma non ci entrano. Allora, 4 flitch, 4 chiavi, 2 parti semplici. Comunque io invece mi devo comprare una bilancia, Wolfram. Ma ci sei salito di tua sponte sopra alla bilancia? Ce li avevo i chiodi, mannaggia tutto. Non mi pare che il pane dia salute.
Ma controlliamo, non mi pare che sia solo sul pane. Ti hanno minacciato con la pistola. Vedi, vedi. Anche a me fanno così. Ci sei salito di tua sponte perché hai pensato c'ho fame, voglio mangiare. Poi hai detto, oh, ma che sto ingrasso. Effettivamente mi sento un po' ingrassato. Aspetta, fammi pesare. Ti avevo fatto i cazzi tuoi, Wolf. Io te lo dico sempre, tu nella vita ti fai i cazzi tu. Andiamo, il pane cura la salute, non mi pare. Forse gli hamburger. Certo, se lo cerchi qua. C'ho questo perk verde che ogni volta che entro si è bugato. Ogni volta che entro in casa c'ho un perk verde. No, infatti dà soltanto 15 di energia, non cura gli HP. Di questo niente cura gli HP. Ah no? Non è stato quello il ragionamento. Sei sicuro? Non ti saprei dire, Andrea. Il miele cura sicuramente anche gli HP. Pochi. E forse qualche cibo, ma non il pane. Fai le pozioni curative con le Eolokis, arriva comunque nei momenti sempre meno inopportuni. Cioè, sto raccogliendo le cose in giardino che devo ripiantare. Din 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 din. Mo tu e il cadavere aspettate, perché io devo ripiantare in giardino. Queste cose sono state qua 7 anni. Io quando le vado a spiantare? Quando sta arrivando quello col cadavere. Una cosa, ah no, le mele pure danno solo energia. Poi ci sono i funghi che invece ti mettono, ti avvelenano, quindi ti danno energia ma ti tolgono salute. Allora vediamo un pochettino com'è questo corpicciolo. Una vera merda, come piace a noi, dai. Smembra tutto che ci serve la pelle. Sì, sì, l'ho presa. Ma anche i teschi e anche il sangue che ci servono per altro. Presi. Purtroppo questo corpicciolo rimane qua perché io ho finito l'energia e non c'ho l'egna, quindi per ora resta là. Ma signori, io direi che lui resta là e io vado a fare come il cadaverino, mi vado a stendere supina aspettando che arrivi il sonno. Perché sono un poco... Questi ma dove cazzo me li piazzo, io me lo dici? Madonna quanto ci metti a scrivere un libro comunque. Mamma mia, la velocità. Abbiamo via. Velocissimo quello zombie a scrivere i libri. Allora. Va. Io piena, basta. Direi che è giunto il tempo, il cadaverino dorme. Adesso facciamo fare un riposino anche al nostro amico Becchino, guardiano,
custode, come cazzo si chiamano, vabbè. E tutta questa roba che abbiamo qua sotto la metto in inventario perché se no la prossima volta mi scordo. Tutto tranne questa spada, grazie. Dormiamo, dormiamo, saliamo e ci salutiamo, signori. Andiamo a cercare chi fa il raidino e Nina a fare la ninna. La meritata ninna. Tu ti senti rinvigorito, io via. Aspetta, andrei adesso a aprire il raidino. Prima o poi vi darò un'utilità per quei punti canale, ragazzi, ve lo giuro. Restate per il raid. Niente, sono spariti già tutti. Andiamo a vedere chi possiamo fare un raidino. Madonna, la testa. Non a fare compagnia a Marra col mal di testa. Scegliete l'opzione 1 o l'opzione 2. Sono entrambe valide opzioni. Non ci sta l'opzione 1. Ok. Ha scelto Andrea per tutti. Andiamo da Bob. Andiamo da Bob, che sta facendo chatting. Vabbè, signori, io raid non ci sono stati, follow non ci sono stati, cioè, grazie per la compagnia, grazie ai moderatori per aver lisciato la spada. Noi ci becchiamo, oggi è martedì, ci becchiamo domani con Skyrim nuovamente. Andiamo a Tamriel. Io vi lascio in compagnia di Bob, mi raccomando, cioè, coccolatevi, state bene, fate qualcosa che vi piace, perché ogni tanto va fatto. Io personalmente adesso mi vado a fare uno spaghetto e poi me ne vado a dormire. Bella per voi, raga, notte, partecipate al raid.